This dish is a piece of shit. And you, my friend, are an asshole. Ho portato la torta di rose all'essenza di rosa su crema di rosa. Non so se è possibile fare questa torta in 45 minuti. Wow. Più di essere cruda è come mangiare sapone, è schifosa, anche forse un po' pericolosa. Questo è veramente una delusione totale. Mi stai deludendo, stanno iniziando lavori di ampliamento di autostrada, di deludendo. Questi piatti così, ragazzi, non va, questo è una schifo. Ma stai scherzando, veramente, lo presenti come un piatto. Questo fa schifo, questo fa più schifo, via, grazie. Io so qualcos'altro, vieni. Sai cosa fanno con un piatto del genere in ristorante se arriva fuori? Mi mettono... Chef? Questo non lo mangio. Non lo mangio perché tu vuoi mangiare questo? Cazzo, che facciamo qui? Io sono Luca, sono qui non solo in veste di pseudo chef, ma anche come prestigiatore. Hai assaggiato questo? Sì. Sì? Piaciuto? Sì. Faccio un po' di magia. Vuoi vedere? Non c'è più il piatto. Al mio ristorante tu vieni, io ti presento questo. Cosa dici come cliente? Sei contenta? No. Neanche io. In 5 minuti cosa facciamo? Possiamo bere. Qui si mangia, non si beve. Il calamaro fa un po' schifo. Mamma mia, sono dure queste qui. Sono come le palline di golf. Questo è un sorbet per te. Ma stiamo scherzando? Hai visto? Così non si vede il piatto. Tu hai fatto un... progettile letale. Cenere eravamo, cenere ritorneremo. Il problema con questi, quando li metti così in padella, sono dei elastici. Un po' crudo, no? Per tutti. Pollo crudo, male. Non servire a noi i piatti che sono pericolosi, perché li buttiamo via e ti caccio fuori subito. Dove il sugo? Dove il midollo? Joe, take this. Yeah? Non oggi, perché c'è sento. Se no, sì, questo sicuramente sì. È un piatto lanciabile. Yeah. Perché questo sembra le ciabatte di Gandhi. Valeria, sei contento del piatto? Sì, mi spiace che è sfuggito un pelino di sale, però sì. Il suggerimento di allungarlo me lo ricorderò tutta la vita. Forse si dovrebbe leggermente allungarlo. Ok. Leggermente. Leggermente. Va bene. Grazie. Troppe libertà mi mettono in crisi perché faccio un lavoro in cui è meglio avere dei vincoli. Certo. Allora ci vuole un po' di ordine, no? Quando manca le regole e c'è troppo libertà, sai che succede? Chaos. Gisle. Bravo, hai parlato bene il mio nome. Questo piatto è una merda.